Parte una nuova grande avventura per la nazionale Paraarcere, un'avventura che condurrà sino a Rio de Janeiro. Si riparte per Willy Fuksova con dei risultati importanti, cioè un'eredità importante, quella di Londra 2012. Come ha detto prima, sarà difficile fare meglio, però ci sarà tutto l'impegno, tutto l'entusiasmo e tutta la determinazione per lavorare con una squadra molto unita. Sì, sicuramente non sarà facile fare tutto quello che Marco Pedrazzi fino adesso ha fatto. Torno a dire, continuando ad avere a fianco Marco Pedrazzi, Antonio Tosco, Annalisa Vancini, Carla e Chiara Barbi, sicuramente riusciremo a portare a termine anche questo quadriennio. L'obiettivo più importante per ora è Bangkok. Bangkok è molto vicino, è a novembre, ancora abbiamo tutta una squadra maschile olimpico da ristrutturare. Oscar ci ha lasciato e quindi trovare uno che sostituisce Oscar non sarà facile. Non sarà facile, però abbiamo delle nuove leve che già abbiamo convocato e poi abbiamo da ricostruire anche la squadra compound, ci sono delle new entry e poi da potenziare tecnicamente la squadra femminile, che è una squadra giovane, molto forte, che sicuramente quella medaglia di legno di Londra ancora c'è rimasta qui nel groppone e quindi vogliamo riscattarci sicuramente a Bangkok. Ecco, delusione per quella medaglia, ma grande stimolo, mancata, ma grande stimolo per poter lavorare con grande convinzione verso un nuovo obiettivo. Sì, già io diciamo che ero ottimista fin dall'inizio, già i campionati italiani di Sarzana avevo preannunciato una squadra, anche se in quel momento non era proprio su di tono, ma avevo preannunciato sicuramente una grande prestazione da parte delle ragazze. Così è stato, sono arrivate quarte, hanno sfilato la medaglia di bronzo, sicuramente a Bangkok si faranno sicuramente valere. Ecco, all'inizio di questo lavoro che cosa è importante per un direttore tecnico? Ma è importante prima di tutto stabilire delle linee guida che ci porteranno alla fine di questa stagione e poi ricoordinare un pochettino anche la struttura dei raduni. I raduni precedenti andavano già bene per come sono stati fatti, però abbiamo intenzione di cambiare qualche cosa perché il livello si è alzato e quindi anche noi dobbiamo rivedere un pochettino le nostre cose. Progetti importanti da parte del neo consigliere federale Oscar De Pellegrin, soprattutto per l'attività del Paraarcere dal punto di vista agonistico, ma soprattutto anche a livello promozionale, da qui verrà fuori la spinta per nuovi atleti. La promozione sicuramente è un fattore importante per tutte le federazioni e per tutte le discipline sportive. Noi diciamo che sotto l'aspetto del paralimpico non è facile trovare giovani che si avvicinano allo sport, dobbiamo essere noi a andarli a cercare e dove li cerchiamo? Dentro le unità spinali. Questo progetto di Oscar è un progetto ambizioso, ma che sicuramente riusciremo anche lì a portare qualche cosa e trovare arcieri nuovi che ci diano linfa nuova a questa nazionale. Sì. Quindi come si prepara un evento così importante in un clima così diverso? Perché qua farà già molto freddo e là invece all'aperto. Cioè, c'è un cambio nella preparazione? Sicuramente il clima è diverso, però noi non abbiamo un clima proprio così molto differente da quello di Bangkok. Personalmente io vivo in Sicilia, perciò fino a dicembre noi tiriamo tranquillamente all'aperto e il caldo è. E poi vedremo un pochettino se cambierà la temperatura, cosa fare, però io penso che noi grossi problemi qua in Italia non ne avremo. Facciamo subito un passo indietro e torniamo a quelle fantastiche emozioni paralimpiche. Che cosa rimane di Londra tanti mesi dopo? Di Londra rimane un ricordo che non credevamo così bello. Ci eravamo preparati poco, a dire la verità, e in partenza per Londra pensavamo di andare in una nazione più fredda. E quando invece ci siamo resi conto che là la disabilità ha richiamato più gente negli stadi di quanto non avesse fatto lo sport per non modotati, abbiamo capito che la cultura degli inglesi è stata una delle qualità vincenti di questa Paralimpiade. Qualcosa da cui sicuramente prendere lezione.
Certamente, bisogna essere umili e capire che a volte ci sanno dare lezioni anche popoli che noi riteniamo non sempre così superiori a noi. È rimasto un pizzico di amaro in bocca per quella medaglia mancata dalla squadra femminile, ma qualcosa su cui Pedrazzi sa già come rimediare. Due medaglie di legno, perché siamo arrivati con due atlete, Elisabetta e anche Veronica, siamo arrivati in finale e quindi una medaglia era certa, speravamo nella seconda. La prima medaglia di legno è stata di Veronica, che si meritava tranquillamente anche un bronzo, e poi avevamo già il sapore del bronzo, era già conquistato, avevamo cominciato male la gara, l'abbiamo rimontata fino alla fine lottando con l'Iran, che è una squadra forte, e alla fine con l'ultima freccia. La cosa che mi dispiace di più è che molto spesso si ricorda l'ultima freccia nelle gare, l'ultima freccia un 1, a questo punto anche il set fatto da Mauro Nespoli a Pechino è rimasto il set di Mauro Nespoli, invece Mauro ha tirato alla grande, come anche Mariangela ha tirato alla grande, ecco. Come si dialoga con le donne? Con le donne si chiama meglio che con gli uomini, innanzitutto perché sono più ricettive. Io ho sempre lavorato, vengo da Paola Fantato per esempio, che allenavo, ho sempre alleno ancora Natalia Valeva, che domani credo tiri per loro, per gli europei, e non lo so se sia una mia scelta, ma si lavora molto meglio con le donne perché l'allenatore riesce a entrare più in empatia con la personalità femminile. C'è molto più rispetto dei ruoli, c'è molto più feeling. C'è un mondiale adesso in un periodo della stagione un po' inedito. Sì, noi le carrozzine in ottobre non possono andare sui campi, si piantano nel terreno, cioè loro hanno un clima diverso dal nostro, forse hanno fatto la scelta di evitare la stagione delle piogge. Noi l'abbiamo già sperimentata un anno fa a Bangkok sotto la stagione delle piogge, però rimane il fatto che è tardi un po' per tutta la parte europea, mentre invece sono avvantaggiati loro che hanno la stagione migliore, ecco. Lo faremo. Perfetto. Una cosa sola, il ruolo cambia, nel senso da direttore tecnico torna a fare il tecnico, l'uomo di campo, come cambia il ruolo? Beh, prima facevo comunque l'allenatore, l'incarico mio era sì, perché venendo dal CIP avevo questo incarico di tipo coordinativo, ecco. Willy è arrivato dopo, io ho cominciato nel 96 con Atlanta, col CIP, anzi l'anno prima, e quindi l'esperienza col CIP era un'esperienza che mi obbligava a continuare il lavoro in Fitarco. Ora non abbiamo più questo obbligo. C'è un rinnovamento in corso in tutta la federazione, si vede chiaramente dalle nuove nomine, anche per i normodotati, e questo è un largo ai giovani, in cui io a suo tempo, quando ero giovane, avrei sempre preferito chi sopra di me dicesse largo ai giovani, adesso lo posso fare, quindi no, siamo fratelli io e Willy, quindi che ci sia lui o che ci sia io non ha molta differenza. Antonio Tosco, tecnico della Paracri Compound, innanzitutto tu hai smesso da pochissimo di tirare, hai fatto un anno di appoggio ai giovani nel settore normodotato, ora ti approcci a questo nuovo ruolo, con che idee e con quale spirito? Lo spirito migliore che si può avere, come essendo oltretutto un agonista, insomma, avendo tirato fino a ieri, vorrei dire, quindi ho ancora tutta l'adrenalina, voglio dire, in corpo che posso utilizzare per trasmettere a questi ragazzi, insomma, le mie esperienze, le mie capacità, e insieme a loro voglio dire crescere e aumentare chiaramente le mie conoscenze anche come istruttore, in quanto sono abbastanza giovane come allenatore, voglio dire, come atleta sicuramente invece posso dire quasi un veterano dopo quasi 20 anni, quindi 16 anni di nazionale, quindi spero che tutto questo sia utile per fare un buon lavoro insieme a sti ragazzi. Anche perché a chi chiedere consiglio c'è vicino Marco Pedrazzi, Willy Fuksova, due che di questa nazionale se ne intendono e che possono dare grandi consigli. Senz'altro ho, come dire, le spalle coperte, nel senso che so di avere dei collaboratori che hanno un'ampia esperienza, per cui sono sicuro che riusciremo a fare un buon lavoro. Hai già notato qualche differenza tra l'allenamento con i giovani e questa nuova avventura? Allora, io l'anno scorso ho avuto qualche esperienza
appunto qualche incontro con alcuni di questi ragazzi, abbiamo già iniziato un lavoro insieme e devo dire, se entriamo nel merito, quale può essere la differenza? Il tipo di allenamento chiaramente che possono fare, quindi diciamo fisico, no? Proprio. Per il resto, voglio dire, le capacità tecniche che bisogna saper sfruttare, a ognuno diamo la propria capacità di sfruttarle al meglio, al 100%, e su questo andremo a lavorare, cercare di far rendere al meglio le proprie capacità che hanno, i punti di forza che hanno questi ragazzi, che sono dal livello mentale al livello fisico per il tiro con l'arco. A novembre il mondiale, come sta la sezione compound della nostra nazionale? Ma allora, io prendo atto dei risultati che hanno avuto in passato e di qui iniziamo a lavorare. Il mondo non si ferma, non aspetta da noi, quindi sicuramente tutte le nazioni avranno questo obiettivo di raggiungere il massimo risultato e noi di qui, dai risultati ottenuti alle Olimpiadi appena avvenute l'anno scorso, cercheremo di alzare ancora questo nostro livello e quindi essere preparati per l'evento che si andrà ad affrontare. Olimpiade scorsa, Olimpiade anche nel 2016 con il compound protagonista, perché ricordiamo, nel pararceri anche il compound va alle Olimpiadi, un ulteriore stimolo per tutti. Sì, questa chiaramente è uno stimolo in più che purtroppo i normodotati non hanno. Si fermano, diciamo così, all'evento che è il mondiale. L'Olimpiadi si sa che ha un qualcosa ancora di più particolare e deve essere di stimolo per fare ancora meglio. Abbiamo sentito il tecnico Marco Pegrazzi, su di voi la federazione punta particolarmente, siete una squadra reduce da un quarto posto di Londra che è un successo ma è rimasto un po' di amaro in bocca, e su questo è proprio la prima domanda. Come si esce da Londra? Elisabetta ne è uscita benissimo con un argento individuale, per voi l'occasione sarà già a Bangkok per riprendervi. Grazie, ma sì, sicuramente sono uscita bene, loro non sono uscite peggio comunque, perché appunto, come si è detto, un quarto posto a un'Olimpiade è comunque tanta roba. Le nostre aspettative arrivate a Londra, visti i punteggi, visto quello che sapevamo fare, era anche qualcosa in più, questo oggi lo possiamo dire tranquillamente. Sicuramente la voglia di riscattarsi è tanta, però intanto abbiamo messo un paletto, abbiamo costruito una squadra che fino a 4 anni fa comunque non c'era, e già questo mi sembra un ottimo risultato da cui partire. Veronica, per te è arrivato anche il quarto posto individuale, da lì si riparte davvero con una nuova carica, perché insomma di medaglie di legno non se ne può veramente più. No, diciamo che sì, si riparte comunque da zero, perché basta ormai la parentesi Londra è chiusa, quindi bisogna aprire una nuova parentesi e puntare soprattutto al mondiale di Bangkok. Puntando soprattutto molto sulla squadra e anche a livello individuale spero di fare qualcosina in più. La voglia di riscattarmi c'è sicuramente, e quindi si riparte da qui. Giro, tanto poi tagliamo. Mariangela, a proposito di futuro, un nuovo tecnico, vi allenate ora con Marco Pedrazzi, che già vi ha seguito comunque nella vostra crescita. Bangkok, primo obiettivo, si può arrivare là già con una medaglia in testa, cioè per andare là e battere veramente tutti? In realtà si parte veramente con la voglia di tornare a casa con una bella medaglia, poi si sa che quando si è in gara, poi soprattutto il tiro con l'arco è uno sport molto di testa, ci sono gli imprevisti e sì, si parte, si chiude, come ha detto Veronica, la parentesi di Londra. Io ho ancora tanta amarezza e la voglia, veramente tanta voglia di scattarmi, ho voglia di farlo, insomma abbiamo il tempo davanti per prepararci, insomma, per Bangkok, e poi vediamo per Rio. Anche perché la squadra è giovane e sicuramente a Rio avrete una grandissima occasione per rifarvi. Ci pensate già oppure andate piano piano? Ma a volte ci pensa, a volte no, dipende. È anche vero che abbiamo 4 anni davanti per prepararci e lavorare insieme. Dunque siamo positive, insomma, no? Sì. Siamo positive? Okay. Ci raccontate il gruppo, come è nato, come si sta sviluppando? Insomma, una squadra ma anche tre amiche, direi.
Sì, diciamo che fin dall'inizio abbiamo avuto sempre un buon rapporto, siamo sempre state unite, beh, ci sono stati periodi in cui ci sono stati dei piccoli problemi, ma come in qualsiasi gruppo direi, però ne siamo uscite vincitrici e alle Olimpiadi abbiamo dimostrato di essere un'unica squadra, sì. Elisabetta, ultima, Marco Pegrazzi ci ha detto è meglio per me lavorare con le donne, con le ragazze, entro più in empatia con loro, è per voi anche così oppure com'è il nuovo tecnico? Nuovo ma non nuovissimo per noi insomma. Diciamo che ha ripreso un ruolo. Marco per noi è sempre stato il nostro tecnico fin dal primo momento, è una persona con cui è facile lavorare perché lui si trova bene con noi ma noi ci troviamo bene con lui, è una persona da cui possiamo imparare molto, ha la sua esperienza, un bagaglio di esperienza notevole che non può far altro che farci del bene insomma, capace di gestire qualunque situazione e quindi insomma in una botte di ferro direi. Ripartiamo dall'ultima grande avventura, quella dell'emozione paralimpica di Londra 2012. Che cosa rimane a distanza di tanti mesi? Sinceramente, dopo Londra c'è stata comunque una delusione per quanto riguarda una caduta che ho avuto, che poi tornato in Italia ho dovuto fare un intervento, quindi ho dovuto asportare un ematoma al cervello. Quindi diciamo che mi è rimasta una delusione, comunque una voglia di ricominciare diciamo più aggressivo di prima. Sono appena comunque tornato fuori dalla fisioterapia e tutto quanto, quindi è pochissimo che sto tirando, è il primo raduno che sto facendo, quindi cerchiamo di migliorare quello che ho perso a Londra. E con una Paralimpiade non all'altezza di quelle che sono le aspettative, può essere però lo stimolo, l'opportunità per andare avanti, credere in un progetto che possa aiutare a migliorare sempre di più verso la prossima, verso Rio? Quello sicuramente. Tornato da Londra, come ho detto prima, ho rimboccato subito le maniche e ho cominciato a lavorare con il mio tecnico a casa. Infatti a Cherasco, dopo un mese che più o meno erano finite le Olimpiadi, ho vinto sia l'oro individuale che l'argento assoluto, quindi il lavoro c'era, quindi ho lavorato comunque meglio quando sono tornato a casa. Il problema è stato comunque quella bruttissima caduta che ho avuto a Londra. Ho comunque fatto di più e i medici sono stati all'altezza comunque nel risistemarmi quel alla bene e meglio e comunque partecipare e riuscire a portare almeno a casa due scontri. Purtroppo è andata male in quel senso lì, però va bene comunque, non mi lamento, quindi adesso siamo qua a lavorare, vediamo un attimino di migliorare più che altro per Bangkok, poi per Rio ci penseremo un attimino. Ecco, il centro naturalibile di Varallo-Piombia, dove vi allenate, dove vi preparate gli appuntamenti più importanti della stagione. E quale giudizio si può dare su questa struttura? Questa struttura qua, da quando abbiamo cominciato a far parte, diciamo, del gruppo Natura Doget, diciamo che ci accolgono sempre comunque a braccia aperte, quindi un posto veramente ottimo, quindi tranquillo, si può lavorare benissimo senza nessun problema, quindi per me è un ottimo posto sia per, diciamo, mentale che fisico. Appuntamenti più importanti di questa stagione, riepiloghiamoli e come ci si arriva pronti mantenendo sempre elevata la concentrazione passando da una seduta d'allenamento all'altra? Allora, io come appuntamento adesso, diciamo, di quelli abbastanza diciamo pressati, è il primo raduno che farò come ospite a Rovereto con la Nazionale Normodotati, quindi è già la seconda volta che partecipo con loro, quindi dovrò, diciamo, lavorare bene adesso in questi giorni e poi appena avrò l'opportunità comunque di arrivare a Rovereto vediamo un attimino come si svolge la cosa, quindi ci sarà già una diciamo una sfida all'aperto a 50 metri per noi compound, quindi adesso vediamo un attimino di risistemare un po' le cose e di diciamo risistemarmi anche io un attimino mentalmente.
L'anno post-paralimpiadi è, come si dice sempre, un anno di riposo in cui insomma si stacca un po' la spina oppure no? Diciamo che io ho riposato abbastanza in un letto d'ospedale, quindi per me diciamo che il riposo è stato dovuto, però quando ci sono comunque questi eventi importanti c'è sempre dopo una Olimpiade o comunque una Paralimpiade, il riposo ci deve essere sempre e comunque anche quando ci sono comunque eventi o campionati italiani o comunque europei o mondiali, quindi c'è sempre un carico e poi uno scarico. Settimanalmente quante volte ti alleni? Ma ultimamente mi sto allenando veramente gran poco, però sto tornando ancora sulle mie medie, quindi diciamo che non ho perso quello che avevo diciamo prima come tecnica, tutto quanto. Devo solamente rinforzarmi un attimino fisicamente, perché purtroppo con l'intervento è andato come è andato, quindi vediamo di risistemare un po' il tutto, sperando che qua riusciamo un attimino a tirarci in piedi alla svelta. E allora in bocca al lupo. Crepi, grazie. Esatto. Sei stato convocato, hai detto, per il ritiro, quanto ci credi nell'avventura anche con non solo con Paralimpiadi ma anche con... Allora, fino alla fine ci ho creduto parecchio, perché comunque l'avevo lavorato veramente tanto e bene, quindi diciamo che mi sono meritato la convocazione per Las Vegas. Ho comunque avuto un piazzamento abbastanza buono, quindi non mi posso lamentare. Per quanto riguarda questa ultima convocazione ci credo tantissimo, perché comunque a Cherasco ho fatto un punteggio più alto, quindi era diciamo obbligatoria la chiamata. Adesso vediamo un attimino com'è lo svolgimento di tutto. Oscar, dalla gioia di Londra, da quella splendida medaglia d'oro e dall'orgoglio di essere stato il portabandiera della squadra italiana alle Paralimpiadi, a una nuova veste, quella di consigliere federale, un'occasione per occuparti sempre di più dell'attività para-arcieri. Come è cambiato il tuo ruolo in questi ultimi mesi? Beh, intanto quel ricordo di Londra credo che rimarrà sempre indelebile dentro di me, mai potrò dimenticare quei giorni passati a Londra insieme alla maggior parte di ragazzi che sono qua, ma in quel panorama che è l'espressione del massimo dello sport, quindi aver avuto anche l'onore di essere portabandiera, di essere salito sul gradino più alto del podio, credo che siano tutte cose che, per quante parole io possa dirvi, mai riuscirei a farvi capire cosa provo dentro di me. E soprattutto anche perché avevo dichiarato prima che quella era la mia ultima possibilità di esprimermi a alto livello, di confrontarmi con gli avversari, e quindi aver chiuso, diciamola così, nella maniera migliore che ogni atleta può chiudere, credo che veramente questo mi renda orgoglioso per tutto il lavoro che ho fatto, per tutto l'impegno che ci ho messo, per l'aiuto che ho avuto dalla famiglia, alla squadra, ai tecnici, quindi è stato secondo me un grande risultato di squadra. E questo mi ha fatto sì poi che io decidessi di candidarmi come consigliere in Fitarco e essere stato poi anche eletto, e qua dico grazie a tutte quelle società, quei comitati che hanno voluto dare la preferenza a me perché possa essere qui e portare un contributo di tutta quell'esperienza che ho maturato in 20 anni, magari proprio sul campo in prima linea, e spero di essere all'altezza di questo nuovo ruolo. È un ruolo nuovo, è un ruolo che pian pianino sta entrando dentro di me. Bisogna vedere le cose dall'altra parte della barricata, non dalla linea di tiro, ma vedere dietro cosa può essere utile o non utile agli atleti e poi lavorare in squadra con tutto il consiglio magari per fare le proposte giuste. Io l'unica cosa che posso dire, non so se sarò capace, se darò insomma il giusto la giusta mia esperienza al tiro con l'arco, in che modo la darò. L'unica cosa che posso garantire è che tutto quello che farò lo farò come ho sempre fatto in tutti questi anni, con la massima determinazione e volontà, e anche prendendomi delle responsabilità, però vedendo le cose giuste e portando avanti, almeno me l'auguro, quello che ogni atleta si aspetta, cioè che l'atleta rimanga sempre al centro di ogni federazione, e la federazione deve lavorare perché questo possa esprimersi al meglio, lavorando con tutto, con lo staff, con i tecnici, con i fisioterapisti, con i psicologi, ma noi dobbiamo portare nei campi di gara sempre la massima espressione dello sport, dell'atleta preparato per quell'evento, e io insomma sono qua, spero, per contribuire a questo.
Per l'attività pararcieri sicuramente hai dei progetti importanti, sia dal punto di vista agonistico per dare continuità e, anche se è difficile, migliorare i risultati della squadra di Londra 2012, ma poi anche dal punto di vista promozionale, perché bisogna portare sempre di più atleti a questo settore. Beh, sicuramente il nostro obiettivo è sempre molto ambizioso e molto alto, e non è nemmeno facile avere, insomma, le medaglie che abbiamo avuto a Londra, a dire che possiamo adesso proporle anche a Rio. Noi sicuramente il nostro obiettivo è sempre quello di migliorare, ma sia di livello, quindi lavorare sull'alto livello del gruppo coeso che c'è già, per cercare di sviluppare in ogni soggetto sempre più agonismo e che siano sempre all'altezza, perché il mondo corre, vediamo tanti stati che stanno crescendo in maniera veramente vorticosa e noi non dobbiamo perdere questo treno, ma dobbiamo rimanere al passo. Dall'altra dobbiamo fare un gran lavoro di promozione. Io credo che il nostro settore manchi di numeri più all'inizio, e quindi avendo un bacino ristretto di atleti dove poter andare a attingere, credo che questo sia un limite. E mi sono speso in questi mesi di preparare un progetto promozionale che vada sì questo a lavorare nel territorio, che vada a portare le giuste informazioni alle società che operano nel territorio, per far capire che anche noi possiamo essere gli atleti come qualsiasi altro atleta, venire accolti nelle società come qualsiasi altro atleta. Dobbiamo però creare questo, la cultura anche nei tecnici, nella specializzazione nel nostro settore, perché questo è un dato fondamentale, perché sbagliando l'approccio all'inizio forse non riusciamo ad attrarre tanti atleti. Quindi lavorare nell'ambito che cresca tutto il movimento, dagli atleti, dal numero, dalla voglia di avvicinarsi a questo magnifico sport, andare a lavorare nei centri spinali, nei centri di riabilitazione dove escono la maggior parte delle persone disabili, ma poi far crescere tutto il movimento, dai tecnici, da figure professionali che sappiano poi supportare nel migliore dei modi tutto il nostro settore, tutto il nostro movimento. Solo così, se crediamo in questo e soprattutto in questi primi due anni investiamo in questo, possiamo magari arrivare a Rio con dei numeri maggiori e magari facendo una scelta con gli atleti sempre più in forma in quel momento. Strutture come questa, come il centro naturabile, sicuramente ben si prestano a quella che è un'attività ad alto livello. Sicuramente questo è un centro fantastico che offre tutte le possibilità per noi, dalla logistica che è molto importante, perché noi se veniamo qua ad allenarci in questo centro proprio per questo, la nostra mente qua è solo nell'apprendere la tecnica, nel lavorare nei tecnici, però tutto il resto, tutti i servizi, la logistica, le camere, è tutto accessibile, quindi nessuno può avere altri dubbi per la testa, quindi credo che questo sia veramente un modello che dovremmo esportare anche in tanti altri posti, per far sì che insomma anche la nostra voglia di fare sport, non solo nell'arco ma in qualsiasi disciplina, penso al movimento paralimpico dove io sono stato impegnato per tanti anni, insomma offrire questa possibilità veramente di sentirsi in un luogo adatto a misura di uomo, a misura di atleta. Credo che questo il centro naturabile l'abbia fatto e ben lo interpreti, è per quello che siamo qui. Oscar, i consigli che si possono dare ai giovani arcieri che inseguono il loro sogno, olimpico o paralimpico non importa, ma che inseguono proprio il loro sogno in virtù di quella che è stata la tua ventennale esperienza? Ma guarda, in qualsiasi disciplina che uno si può avvicinare, l'importante è fare sport, l'importante è fare qualcosa che ci dà soddisfazione, qualcosa che ci permetta di riscoprire le proprie abilità, perché dopo un incidente, un incontro col destino, come l'ho avuto io o altri, non è facile rialzarsi. Credo che lo sport sia un ottimo mezzo di integrazione sociale che vada a riscoprire le proprie abilità e attraverso lo sport avere una valorizzazione della persona che non ha confini. Io credo che chi ha visto le immagini di Londra, che movimento siamo, la nostra voglia di impegnarci, la nostra voglia di vincere, la nostra voglia anche di perdere, come qualsiasi atleta, veramente è negli occhi di tutti. Quindi credo che attraverso lo sport ogni persona possa apprendere il meglio, possa riprogrammarsi una vita in maniera più corretta. E credo, insomma, se è il tiro con l'arco mi fa molto più piacere, ma qualsiasi altro sport va bene, l'importante è fare sport, condividere dei valori, stare assieme, avere sempre l'impegno, il sacrificio, la voglia di arrivare, non avere paura di fare fatica, perché credo che nella vita mi ha insegnato che nessuno ti regala niente per niente, quindi uno che sa mettersi in gioco, che sa impegnarsi, che sa
mettere tutto se stesso per arrivare a un risultato sicuramente può avere grandi soddisfazioni e i risultati sono di qualsiasi livello, di qualsiasi portata. Ultima domanda da parte mia, per quanto riguarda la nuova nazionale che si va formando, si va definendo, che cosa sarà importante secondo te in questo primo anno in cui sicuramente bisognerà cementare il rapporto tra tecnici e atleti? Ma guarda, in questo primo anno io vedo che il lavoro è preparare una bella fondamenta, perché il lavoro viene sviluppato in 4 anni, ci sono delle tappe fondamentali intramezzo, però il nostro obiettivo è Rio, quindi mettere le fondamenta qua, con i piccoli cambiamenti che ci sono stati con lo staff tecnico, con anche qualcuno per fortuna di nuovo che è venuto a questo raduno per essere visionato, quindi il movimento sta crescendo, ma dobbiamo differenziare il lavoro. Il primo, continuare a lavorare sugli atleti migliori che abbiamo qua, quindi alto livello, dargli tutto il supporto, le possibilità per crescere, per riuscire a esprimersi, e dall'altra parte la gran promozione, come dicevo prima, non dobbiamo mai dimenticare questo, se noi riusciamo a dare in questi centri e stimolare questi ragazzi ad avviarsi allo sport e portarli sulla linea di tiro, insegnargli che lo sport è un piacere ma è anche fatica, è anche sudore, ma alla sera sei contento di aver fatto quella fatica, credo che questo sia un lavoro che per i primi 2 anni dobbiamo essere o sentirci in dovere di fare per dare possibilità a tanti altri come noi. Perfetto, grazie mille.